sono gli sporcaccioni che preferiscono, no, le periferie ad una raccolta civile. E noi abbiamo segnalato quindi e abbiamo chiesto all'amministrazione semplicemente di intervenire, di provvedere, perché se l'abbiamo presentata noi il primo di dicembre e stiamo al 22, non immaginate che questo sia accaduto il primo di dicembre, è accaduto un altro mese prima, ma noi abbiamo sperato, ma andranno a pulire, ma andranno a pulire, ma andranno a pulire, allora abbiamo atteso prima un mese noi, poi lo abbiamo segnalato e vi prendete un altro mese voi. La differenza è che fino a quando una cosa non si conosce, non si conosce, ma quando vi viene segnalata, via della Croce, alle spalle del cimitero, c'è l'amianto, ci sono rifiuti ingombranti, ci sono rifiuti di ogni genere. Ebbene, queste zone vanno monitorate, non dico ogni settimana perché sarei esagerato, ma almeno ogni due settimane, perché purtroppo se esiste questo sport diffuso noi non è che possiamo rimanere indifferenti. Un altro tratto che ci ho impiegato sei mesi prima di segnalarvi, sei mesi ci ho impiegato, è il tratto che va dallo svincolo di Ponticello per Cozze, il tratto che parte di lì e arriva allo svincolo della statale. Di nuovo, e vuol dire che si pulisce di nuovo. Perché c'è di tutto, dai televisori, ai materassi, ai rifiuti, bustoni, voglio dire. Può essere, non lo metto in dubbio, mi sembra strano onestamente, perché è una strada che faccio tutte le mattine, non è a dire una mattina sì e un mese no, io venendo da Cozze e andando a Bari faccio la strada tradizionale e quindi è un crescendo. E altra considerazione sempre legata quindi agli argomenti che abbiamo affrontati, io chiedo all'amministrazione se sta procedendo o ha pensato di procedere a delle verifiche sui mezzi utilizzati dall'azienda Lombardi, se siamo in regola non solo con le certificazioni e i collaudi, ma mi interessa sapere se sono proprio sicuri dal punto di vista proprio della funzionalità. Perché? Perché qualche giorno fa un mezzo ha abbattuto un albero su via Russolillo e da indiscrezioni, ovviamente non ne ho le prove perché non ero sul posto né tantomeno, voglio dire, pare che non tutti i mezzi siano efficienti dal punto di vista proprio della sicurezza stradale. Mi riferisco per esempio alle condizioni di sicurezza quando eseguono le manovre in retromarcia, che dovrebbero essere dotati di suoneria acustica per avvertire eventuali pedoni. Qualche settimana fa un pedone è stato accompagnato, non per terra, per fortuna, perché è intervenuto un operaio, l'ha detto, diciamo, a terra, e si è scongiurato qualche pericolo maggiore. Allora, visto e considerato che capita l'occasione di questa cessione del ramo di azienda, verifichiamo che non si trasferisca al nuovo tutto ciò che è dolce e magari manteniamo sul vecchio tutto ciò che è bubone. Allora, questo è un compito della pubblica amministrazione e quindi datevi da fare perché voi
ovviamente vi chiederemo conto. Si è fatto anche qui riferimento allo sforzo che tutti dobbiamo fare per consentire l'aumento della differenziata, perché ovviamente i dati mi confortano nel pregresso che siamo andati ovviamente in crescendo, salvo, voglio dire, le flessioni fisiologiche che per quanto mi riguarda erano legate sempre alle condizioni capestro di quell'appalto, che addirittura non aveva mai previsto il servizio di raccolta differenziata nelle frazioni, cose indicibili, perché immaginare che le frazioni non fanno parte del paese, è chiaro che era fisiologico che la percentuale in estate doveva crollare, proprio era fisiologico. Però siccome dall'anno scorso le frazioni rientrano nell'ampliamento d'appalto e quindi del servizio, di effettuazione del servizio, assessore, voglio dire, un maggior controllo, perché peraltro sono soggetto interessato, no? E quindi io ci vivo sempre nelle frazioni e lo avverto. In inverno c'è di peggio. Se vieni fuori a casa mia, non a casa mia, ma voglio dire all'angolo di casa mia, ti renderai conto che ogni sera ci sono le buste e che rimangono lì tranquillamente 3-4 giorni, perché nessuno, giustamente ci aggiungo lì, li raccoglie. Perché ne raccoglie solo quando si fa la raccolta dell'indifferenziato. Allora raccolgono, ma stanno belle, tranquille lì, pacifiche, fino a quando qualche cane o qualche gatto non va a turistare, e poi un bel macello per terra tutti i santi giorni, ma rimane là 3-4 giorni. Allora, anche in questo, fate di necessità virtù, ingegnatevi, perché ognuno di noi aveva delle idee e immagino che continua ad averle. E a questo proposito la domanda. Io nel mio programma amministrativo avevo inserito, basta prenderlo, la volontà di perseguire l'ipotesi di realizzare sul nostro territorio un centro di compostaggio. Non so se vi siete fatti i conticini, quanto ci costa come comune, e quindi fare una previsione. La domanda è: voi in merito a questo argomento vi siete fatti un'idea? Avete un obiettivo? Avete un progetto? Avete qualche idea? Perché sarebbe il caso che si affrontino questi argomenti. Non fosse altro per capire, sì, forse o no, con relative motivazioni. È importante, perché vorrei capire, il Comune ha fatto nei giorni scorsi una qualche manifestazione di interesse a questo proposito, punto interrogativo, manca una settimana, ma poi ci state pensando, ma anche qui, assessore, potrei pure pensarci e andare a farlo il giorno prima, ma queste sono scelte che comportano il coinvolgimento dell'intero consiglio. Intero consiglio comunale, non la maggioranza, intero consiglio comunale, ci faccio parte pure io, non ovviamente carte, va bene? Perché la manifestazione di interesse non è soltanto mi va bene o non mi va bene, sì lo voglio o non lo voglio, perché se si ha la volontà del sì, dobbiamo individuare le disponibilità e mandarli parlare, non
non è una cosa che voi gestire o potete gestire in maniera autonoma, ma pure sapere. E invece, se non viene sempre da noi lo stimolo a domandare, a chiedere, no, stiamo aspettando, manca una settimana. E poi che non lo sappia che manca una settimana, sta qua a manifestazione di interesse, poi che non riesca a leggere che scade il 28 di dicembre. Però è anche vero che da oggi al 28 di dicembre c'è Natale, c'è Santo Stefano, c'è qualche domenica forse in mezzo. E che cavolo? Gianni, che cavolo? Dicevamo io, non vuole un quello. Che cavolo? Non è che poi alla fine veniamo il giorno 26, poi il 27 a decidere. Abbiamo altre cose da fare a cui pensare. Allora, vedete come l'attività amministrativa e gli argomenti che spesso si affrontano sono talmente intrecciati, sono talmente concatenati, che una cosa non esclude l'altra. E allora si dice, no, vogliamo, siamo tutti d'accordo sull'incentivare la raccolta differenziata, siamo tutti d'accordo sul ridurre il costo del servizio, siamo tutti... Però la domanda poi è... Ma in quale maniera lo volevo fare? Se pensiamo che una cosa ci cada così come dalla divina provvidenza, penso che staremo qua forse altri 30 anni e non vedremo come dire, la luce su nessuno di questi argomenti. Io credo che sono opportunità, secondo il mio modesto avviso, uniche. Perché non posso immaginare che ogni anno vengono fuori delle nuove opportunità. Me lo auguro, per l'amor di Dio. Però non è che dobbiamo rinviare sempre a dopo. Allora, sindaco, mi creda, lo dico in maniera... Noi stiamo correndo un rischio pazzesco, pazzesco, che richiede non una spiegazione di 5 minuti o 2 minuti o 10 minuti. Su questo argomento potrei parlare un giorno senza mai fermarmi, perché personalmente ho seguito la questione legata ai suoli dell'ex cinema Castello, dove è stata sparita. Se vuole vi faccio vedere tutte, volete vi sospendiamo, ve le faccio vedere, c'era sul mio telefonino tutte le foto fatte e i documenti che sono serviti, no, a bloccare e a invertire la rotta su una sentenza che era ormai passata in giudicato, si usa dire, dovevamo solo pagare e non per volontà di quella amministrazione, ma perché era una tegola che era caduta nel 2009 e che nel 2010 mi trovai io. Quindi giusto per ricordare per memoria ogni tanto, che purtroppo le sentenze sono così, no? Gli capitano e quelli che gli arrivano sono anche angeli. Però, ecco, una cosa è rimanere impassibili, dice, altra cosa invece è rendersi parte diligente per vedere come è stata gestita la cosa, com'è. E io credo che la nostra attività sia stata riconosciuta anche dai magistrati, scusate, non lo so dire, ti chiamo io più tardi. Non lo so, sono in consiglio, ciao, allora dicevo, quella cosa
è per noi straordinario, è importantissimo. Allora il fatto che noi ci si riduca oggi solo perché c'è stato un rinvio, sindaco, mi creda, mi vengono i brividi. A noi si arriva un'altra sentenza negativa, che non sarà colpa sua, ma il comune salta e noi la prendiamo così alla leggera. Lì bisogna andare all'archivio di Stato. Scusa, poi lei che fa, ci dice in consiglio, non sappiamo chi è titolato ad andare. Posso usare il francese? Hai scelto tu. Sindaco, devi andare tu. Come ieri andavo io. Qui sono in gioco gli interessi del paese, non i miei, non i tuoi, il paese. Allora ti metti nella macchina e vai all'archivio di Stato, a Napoli, a Venezia, a Bari, dove serve. Noi non possiamo sentire che siccome è stato rinviato, meno male che è stato rinviato. E non fosse stato rinviato, noi potevamo giocarci una grossa opportunità e invece stiamo ancora a tergiversare. Vabbè, evidentemente sono punti di vista, ognuno di noi, voglio dire, le cose le vede in maniera diversa. Io concludo questo mio giro perché voglio chiedere conto all'assessore o al sindaco, ovviamente, su questo articolo che ho letto sul fax. Si può dire? Io l'ho detto. Non credo che sia una pubblicità, è incolpevole, però dovevo far riferimento. Dove ho letto che il comune di Roma ha partecipato, e di questo ne sarei felice, a un bando per il recupero di aree degradate. Onestamente non ho trovato niente. Ho fatto una ricerca, non ho trovato nessuna delibera, non ho trovato nulla. E allora, siccome non voglio fare processi alle intenzioni, chiedo ufficialmente copia di questi documenti, di questi atti, perché siccome, guardate, me lo sono studiato, anzi me l'ero studiato, poi l'ho accantonato perché superato il giorno 2 non ho visto nulla di pubblicato all'albo e ho detto ma forse non hanno ritenuto opportuno partecipare. Poi ho letto che invece abbiamo partecipato. Beh, siccome mi piacerebbe vedere, no, cosa abbiamo presentato, perché anche qui mi sembra un po', no, forzata l'attività e la scelta dell'amministrazione, che in qualche maniera non ha ritenuto, neanche in termini informativi, di informare quella terza commissione, ma non serve a notte, perché in 6 mesi ci siamo riuniti 2 volte, per non parlare forse solo una volta di qualcosa. No, Gianni, credo che non abbiamo parlato di nulla. Quando invece sarebbe stata la commissione preposta a fare delle scelte anche in questo campo. E guarda caso, quella dell'impianto di compostaggio è la terza commissione che se ne occupa. Ma non gliene frega niente a nessuno, al presidente prima di tutti. Questo bando è la terza commissione che se ne doveva occupare e non se ne è fregato niente a nessuno. Allora io dico, ma dobbiamo continuare in questa maniera? Dobbiamo continuare in questa maniera? Dal 25 luglio,
quando avete presentato le linee programmatiche della vostra amministrazione, vi dissi che avevate presentato delle linee curiose, perché alcuni di quegli argomenti mi sembravano averli riproposto in ragione della conoscenza di finanziamenti in atto. Allora dice, lo metto nel mio programma, tanto il finanziamento c'è, poi potrò dirlo realizzato. Oggi vi sto dicendo che quel finanziamento forse l'avete perso, o devo togliere il forse. Il finanziamento del GAP l'avete perso. Ve l'ho detto il 25 di luglio. Andateglielo a spiegare ai pescatori. Andateglielo a spiegare ai pescatori che non potranno avere l'impianto nuovo di pubblica illuminazione completo di tutto il porto, non potranno avere le riforniture idriche che facevano parte del progetto e, collega De Silvio, non potranno avere neanche i lavori di manutenzione al mercato ittico, ancorché luogo da rivalutare. Allora io dico, ma se manchi cose che vi dico, il 25 di luglio avete detto, ma io non so niente, bene, vattelo a guardare. Stiamo al 22 di dicembre, la rendicontazione delle opere eseguite doveva essere fatto, deve essere fatto entro il 31. Voi non avete fatto manco la gara! Che cosa dovete rendicontare? Ma abbiamo titolo a incazzarci o no? Che altro vi dobbiamo fare? E poi qualche presidente, colleghi consiglieri di maggioranza, qualche presidente chiede a noi che argomenti dobbiamo mettere all'ordine del giorno. A noi! Ma dobbiamo continuare ad assistere a questo delitto? Io sono veramente sconcertato. Qui per ora ascolto le vostre spiegazioni, ovviamente riservandomi pure di intervenire. Prego, assessore. Grazie, Paolo. Oh, scusa, no. Sì, grazie. Consigliere Di Perna, faccio subito ammenda del fatto che magari avremmo potuto in effetti farci una commissione, però in estrema sincerità non ne ho parlato neanche con il consigliere di maggioranza, perché c'è una concreta difficoltà, nel reperire un suolo così grande. Stiamo parlando, credo che stiamo parlando della stessa cosa, è la manifestazione di interesse dell'AQP per un impianto di compostaggio che raccolga fossu, fanghi, scarti lignei. Avremo una bella e buona soluzione ad alcuni nostri problemi, però la richiesta è di 6-7 ettari, fondamentalmente di carattere industriale. Cioè, c'è anche la richiesta nello specifico di che siano, insomma, a destinazione industriale. E da un primo accertamento con gli uffici, insomma, pare risultare difficile mettere insieme un suolo così grande. Però a prescindere che probabilmente noi una PEC di manifestazione di interesse la inviamo comunque, vedremo come, se si potrà fare qualcosa con l'acquedotto. Però in realtà mi sono ripromesso di capire quell'impianto di compostaggio in ballo, è previsto dal piano dei rifiuti che doveva andare al comune di Cellammare, se è ancora in ballo o meno, o se la regione Puglia quei fondi li destinerà proprio all'acquedotto pugliese per far realizzare questo impianto. Perché sinceramente, essendo l'acquedotto di proprietà
proprietà della regione in pratica, quindi probabilmente quei 6 milioni in ballo che c'erano per l'impianto di compostaggio da realizzarsi a Cellammare è fumata, sono fumati e probabilmente saranno destinati proprio per questa manifestazione di interesse che ha proposto l'acquedotto. Però mi riprometto di cercare di capire questa soluzione, se ci sono altri, se ci sono altre condizioni, insomma, se è fattibile o meno, perché è chiaro che un impianto di compostaggio, e questo era appetibile al di là purtroppo di eventuali puzze, insomma, alcuni problemi che potrebbe generare, anche se, se i filtri dovessero funzionare bene, probabilmente non avrebbe alcun impatto. La problematica è proprio di carattere di disponibilità di un suolo così, così grande. Ah, e dicevo, la convenienza e l'appetibilità di quella manifestazione di interesse è intanto di una certa garanzia da parte dell'acquedotto, perché insomma comunque dovrebbe essere la SECO in realtà che partecipa all'acquedotto, che dovrebbe dare una garanzia senza ombra di dubbi nella gestione. Avendo parlato con alcuni responsabili della società, infatti pare che avvenga un semplice processo naturale di combustione di ciò che si va a inserire. Quindi ci proveremo comunque, ma mi riservo di affrontare la questione. Ci siamo trovati a cavallo anche del cambio di dirigente in quel settore con il dottor Campobasso, ma adesso non sono scaduto, quindi mi ripropongo pure di parlare con lui in merito a quell'impianto in ballo ed eventualmente a manifestare la disponibilità da parte del comune previa commissione e partecipazione eventualmente dei colleghi di maggioranza e di opposizione. Per i mezzi della ditta, mi creda, ma è una contestazione che facciamo verbalmente, in alcuni casi l'abbiamo fatto anche per iscritto, quotidianamente. Ci viene risposto che, perché così, la ditta, essendo in concordato preventivo, ha bisogno delle consuete autorizzazioni da parte del curatore per eventuali acquisizioni, modifiche e quant'altro sui mezzi o su tutto ciò che riguarda la gestione aziendale. Quindi speriamo che effettivamente il passaggio di Mercat, e quindi in una società che è linda da tutti i punti di vista, permetta di fare contestazioni formali senza pensare a... No, ci mancherebbe altro. In realtà l'abbiamo fatto anche la ditta attuale, però per esempio noi siamo in attesa dei cestini ornamentali per sostituire in piazza, siamo in attesa dei cestini per le feci canine, siamo in attesa di diverse cose che abbiamo contestato, e in realtà pare che abbiamo fatto anche l'ordine, però passa per il procedimento di autorizzazione da parte del comune. Che altro c'è? Via della Croce. Via della Croce è un bubone che conosco forse già da quest'estate, quindi è una situazione davvero, davvero vecchia, segnalato anche da qualcuno che lì ha delle attività commerciali. A parte che abbiamo terminato il numero delle bonifiche disponibili, lì ci sarebbe da fare una vera e propria bonifica. Il problema concreto è che prima, come ho detto anche rispondendo al collega De Silvio, prima di intervenire la ditta c'è bisogno della bonifica dell'amianto. Amianto per cui speriamo che oggi la ditta viene, perché ci ha fatto un po' penare nell'ultimo periodo, quindi mi auguro che adesso stiamo risolvendo il problema dell'amianto. Successivamente riprendo ciò che ho detto in precedenza con il collega De Silvio, possiamo procedere anche con le bonifiche. Tra l'altro siamo arrivati al 2016, quindi ci sfrutteremo le nuove previste dal capitolato, visto che sono passati diversi mesi. Vabbè, è chiaro, praticamente ce le bruceremo nel giro di un mesetto probabilmente, tutte le docce bonifiche. Quindi, ripeto, serviva necessariamente il passaggio della ditta dell'amianto, perché altrimenti giustamente la ditta appaltatrice non può certo far andare gli operai vicino all'amianto, devi bisogna andare in quelle aree.
con i dovuti crismi. Per quanto riguarda Cara Cup, effettivamente l'erba ha raggiunto l'altezza nostra, quindi è un problema concreto. Sì, l'ho notato, abbiamo ripreso l'attività con la ditta Aversa davvero ieri forse, cioè proprio in questi giorni, e con il direttore del Verde abbiamo selezionato insomma quelle che sono un po' le priorità anche in base alle disponibilità economiche che abbiamo impegnato. Dovremmo risolvere anche il problema di Metro Sideros, perché la ditta si è impegnata a sostituire quelli che sono stati danneggiati insomma dal fungo di cui abbiamo parlato anche nei consigli precedenti. Quindi, per quanto riguarda via Cara Cup, sì, l'ho notato e speriamo di poter vedere davvero in questi giorni, perché è da farsi, insomma. Vuoi intervenire, sindaco? Sì, intervengo. Per quanto riguarda il discorso della pista ciclabile, della Corse, allora, la pista ciclabile che parte da Corse e giunge fino a Mora è alla nostra attenzione già da qualche mese, da quando si è di fatto costituito in maniera importante nel comitato per Corse di cittadini e con cui sono frequentemente in contatto per affrontare tutta una serie di situazioni di precarietà legate alle Corse e ovviamente rientra anche la pista ciclabile con tutta la sicurezza che la strada richiede. Sono interventi importanti che vanno realizzati perché insomma, c'è una cronicizzazione di tutta quell'area, però ecco diciamo sono comunque alla nostra attenzione quegli interventi di sistemazione pista ciclabile. Quando parliamo della sicurezza, ovviamente quella strada viene considerata talvolta una pista insomma per le auto. È più che una strada comunale, quindi va pensata anche come dire sistemi per operare un rallentamento degli auto in transito. La pista ciclabile, dicevo prima nell'intervento del consigliere De Silvio, ha un punto debole all'inizio a Corse, dove di fatto rappresenta l'inizio della stessa pista ciclabile, c'è un palo che viene costantemente buttato per terra. Ovviamente proprio in quel punto la verifica, insomma, la luminosità non è carente, come dicevo prima, quindi ci sono quelle situazioni minimali di sicurezza, perché la sicurezza principale è rappresentata dall'alta velocità che si imbocca subito dopo la rotatoria venendo verso Mola. Quello è il tratto di lancio. Per cui ecco, va attenzionato, va vista nella totalità un ripristino della segnaletica. Stiamo immaginando dei possibili dosi o qualcosa di simile, per cioè, dire, dei rallentatori, così come anche del ripristino dei segnali semaforici di rallentamento, che erano già presenti, però insomma, è da tempo che sono spenti. Quindi va fatto tutta un'opera di recupero su quella strada, perché già da tempo presenti tutte le dotazioni di sicurezza. Come dicevo prima, proprio i semafori che invitano a rallentare, quelli di colore arancione, vanno ripresi tutti questi aspetti. Così sul tratto di Corse. Il discorso che era alcuni punti la luminosità è scadente e per cui era stato previsto, c'era una gara d'appalto con 15 pali che vanno installati. Totale, complessiva. Certo, perché da quei punti proprio il tratto di Corse, certo, verso Mola presenta alcune criticità di luminosità e quindi diminuisce anche la sicurezza. In questo senso l'indicazione che viene è quella di pensare, ma non dobbiamo pensare nella totalità, Corse collegata con Mola passando attraverso la pista ciclabile mettendola tutta in sicurezza.
sicurezza intesa, no? Ripeto, l'arredamento dei veicoli, ripristino dei semafori ormai fermi da tempo, così il potenziamento eventualmente dell'illuminazione. Per quanto riguarda quei veicoli che danneggiano per incidenti il cordolo della pista ciclabile, beh, quei veicoli che vengono di fatto segnalati dalla polizia municipale ovviamente sono coperti dall'assicurazione, quindi sono tenuti al ripristino, insomma, di certo sono coperti dall'assicurazione. Credo talvolta il problema scaturisce da quegli incidenti che non hanno, come dire, poi un accertamento di chi ha prodotto il danno. E là diciamo, sono danni e restano poi di fatto a carico dell'ente pubblico. Ma per quanto riguarda quelli altri che subiscono un incidente o provano un incidente finendo sulla pista ciclabile, beh, questi poi sono rintracciati e viene risarcito il danno, si può pensare, ecco, sicuramente al ripristino. Per arrivare poi alla base di Ponticello, dove c'è quel semaforo ormai utilizzato, certo, quello può essere tranquillamente spostato in un altro punto debole, che è quello alla base di via Marco di Mazzavotto, e quindi trovarne un'utilità. Ecco, è già pianificato, va organizzato questo, diciamo, trasferimento, compatibilmente con tutti, diciamo, gli impegni anche degli stessi uffici, insomma, che devono provvedere a realizzare il tutto. Per cui cozze come la pista ciclabile è attenzionata per la sicurezza. Per quanto riguarda l'erba presente sulla pista o i pannolini abbandonati, ancora voglio dire, ci sono 4 mesi, non potete dire, però va, potevamo allora, no, voleva essere una battuta, no? Ecco, capisco che da 4 mesi un pallolino rimane abbandonato sulla pista. E nessuno va a controllare. Perché se no, l'avrei detto 3 mesi fa, 4 mesi fa. Certo, ecco. È importante anche questo, laddove si rilevano delle sofferenze, delle carenze, come in questo caso, un pallolino abbandonato da 4 mesi. Può essere opportuno immediatamente segnalarlo per farlo rimuovere, ma voglio dire, da consigliere che tutta la facoltà ha anche di segnalarlo agli uffici competenti. Tenendo presente comunque che laddove di tanto in tanto viene fatto un controllo, anche per quanto riguarda l'erba sulla pista ciclabile, ma l'erba cresce davvero in maniera rapida e infestante, però è chiaro che nel momento che pensiamo, che si penserà al discorso di sicurezza, poi con l'avvento della stagione estiva, quando quel tratto di strada viene maggiormente frequentato, possiamo chiedere agli operatori di pensare di intervenire in maniera con più frequenza. Comunque non è abbandonata, insomma, voglio dire, si fa quello che si può, talvolta dobbiamo anche concentrare quelle che sono le risorse umane sui punti di immediata emergenza. Pista ciclabile, il consenso, va bene, credo di... Ok, credo delle risorse per quanto riguardava le siepi, diciamo, per Caracappa, quello che poi dico mi si è dimenticato, cioè, è che le siepi si stiamo rilevando che sono... c'è un secchimento delle siepi stesse, purtroppo là è un problema di irrigazione, manca l'impianto irrigo, quindi sono state bene finché c'era la ditta che con l'autobotte andava ad piantina per piantina, ma ovviamente una volta che poi l'hanno consegnato la mancanza è giusto dell'impianto di irrigazione. Sta determinando in qualche modo perché non sono, mi sembra di capire che non sono manco siepi forte resistenti alla carenza d'acqua, ecco. Quindi c'è un problema strutturale, insomma, vedremo di risolvere come potremmo risolvere. Prego, assessore Sabonari.
questo bando era un bando piuttosto complicato, fino all'ultimo non sapevamo se aderire o meno. La scelta dell'area, da che cosa è scaturita? Innanzitutto il bando, corredato di diverse matrici Excel, ci costringeva ad utilizzare i dati dell'ultimo censimento ISTAT per individuare quelle aree a detta del bando ritenute ammissibili alla partecipazione. Ne sono venute fuori, se non sbaglio, 5. Per partecipare ci serviva un master plan. Tra le 5, l'unica, diciamo, che ci permetteva di poter partecipare era quella individuata, che era la sezione centuale 18. E abbiamo partecipato con uno straccio del programma Urban 2. Quindi abbiamo allegato alla PEC di partecipazione le delibere di allora, del programma, che tra l'altro nel bando erano richieste, e una dichiarazione a firma del sindaco che attesta appunto la volontà di riprendere quello straccio e di partecipare a questo piano nazionale per la riqualificazione delle periferie urbane degradate. Grazie. Prego, consigliere Berodanza. Vuoi rispondere alla dichiarazione? Va bene, dichiarazione del consigliere. Posso? Anche se chiedo. Qualche risposta l'abbiamo, come dire, così, ricevuta e condivisa in diretta. Su alcune cose va fatta qualche puntualizzazione, perché io non credo alla cronicizzazione dei problemi della pista ciclabile. Non ho capito qual è la cronicizzazione. Io non sono intervenuto sulla questione legata a Cozze, perché essendo soggetto interessato voglio evitare. Invece per quanto mi riguarda, quello che io ho cercato proprio di mettere in evidenza è che nonostante 3, 4, 5 incidenti non si può vedere i testi dopo l'incidente, quindi non può esserci cronicizzazione se non a seguito del mancato ripristino. Cioè è una contraddizione interna. O si accade l'evento e si va a riparare, per cui non si crea la cronicizzazione. Se invece lasci il primo, lasci il secondo, lasci il terzo, lasci il quarto, si corre il rischio di ricadere nella cronicizzazione, ma non è una cronicizzazione di lungo tempo, ma è di breve periodo. E allora questo è quello che dicevo, per mettere in sicurezza, e fino a, siccome sono interventi che non necessariamente devono essere fatti contestualmente, perché sono tutti interventi, il ripristino dopo un incidente o il maggior risalto a quel cordolo, che è importante, perché guardi, sì, mi creda, al di là delle battute o delle cose, ci sono diverse decine di persone che frequentano tutte le ore del giorno e anche della sera quel tratto di strada, e quindi essere, come dire, tranquilli che almeno le condizioni minimali di sicurezza siano state ripristinate è un motivo di soddisfazione, anche per comunque di tranquillità, anche perché mi viene il dubbio che se non si va a ripristinare l'assicurazione cosa riparta? Cioè noi come comune cosa chiediamo all'assicurazione? Sì, non abbiamo fatto niente, non abbiamo ripristinato niente, che fatture esibiamo all'assicurazione? E tanto è vero che voglio sperare che siano state adottate delle misure di recupero di queste risorse, ma ho qualche dubbio, perché credetemi, non riesco proprio a immaginare cosa chiedere all'assicurazione se non si è fatto praticamente alcun intervento. Per quanto riguarda poi
Beh, mi è parso di capire che c'è la condivisione dell'amministrazione a dover intervenire su quegli spazi che ho segnalato perché abbandonati o comunque trascurati. Mi piace sottolineare che credo a Mola oggi non ho memoria io di impianti dotati di irrigazione autonoma efficiente. Oggi non esistono. Bisogna ammettere, e c'è da dire, che tutto il tratto di via Santo Onofrio e Caracalla sono due strade che non erano dotate di acqua, di impianto di acquedotto pugliese, proprio non esisteva. E tant'è vero che è stato uno sforzo fatto, quello di dotare tutta quell'area di Santo Onofrio, di via Santo Onofrio, con un nuovo tronco di acqua, proprio per dotare più che le piantine le abitazioni, i residenti, di dotarli di acqua potabile, proprio per consentire loro di utilizzare anche l'impianto di fogna che esisteva ma non era, come dire, utilizzabile per la mancanza di, appunto, di contestualità acqua e fogna. Quindi l'acquedotto con gli stessi proprietari non facevano richiesta, cosa che invece oggi gli viene garantita. Per quanto riguarda la risposta data dall'assessore Savonaro, onestamente non mi ritrovo. Ho letto il bando e non è che il bando richiedeva le delibere non vecchie, cioè, voglio dire, bisognava approvare lo stralcio, dovevate fare tutta una serie di adempimenti, non ultimo l'individuazione del frutto, e tanti che, se vuole, dovrei un po' annoiare l'uditorio, ma sono veramente tantissimi gli adempimenti che erano previsti dal bando, ma proprio al fine di una valutazione della proposta candidata. Ma siamo nell'ordine di 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ovviamente poi va visto nello specifico, ma ci sono una cosa come 14 adempimenti da fare. Io adesso chiederò ovviamente copia di quello che avete presentato, perché ho l'impressione che ci sia stato anche su questo argomento, su questo fatto, un po' troppa leggerezza. Cioè, anche il fatto stesso di approvare attraverso una delibera che in alcuni casi noi leggiamo di consiglio comunale, in altri casi l'interpretazione è più blanda, quindi potrebbe essere anche delibera di giunta comunale, per poter, come dire, aderire al bando, per dire: signori, noi stiamo partecipando a questo bando e vi forniamo questa proposta. Voi invece avete fatto tutto con una lettera. C'è una lettera. No, è una delle tante cose che la dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, ma questo non ti esime dall'approvazione del progetto, perché ti dice chiaramente che deve essere approvato il progetto preliminare, studio di fattibilità, progetto preliminare, deve essere approvato, e si fa riferimento a delibere di consiglio in alcuni casi. E allora dico, ancorché un copia e incolla, assessore, e ti voglio bene, ma che ci vuole a dire: guarda, c'è questa accusa, cosa ne pensate? Andiamo in consiglio e facciamo una delibera. Ripeto, un copia e incolla di quello che... No? Però, ai tempi attuali,
perché quello di cui stai parlando probabilmente risale forse a 5, 6, 7 anni fa, 8 anni fa, non ho idea quali atti avete preso, in che maniera avete fatto questo stralcio, se uno stralcio funziona, credi, non so niente, non ho capito niente e mi riservo ovviamente di guardare, perché così come